ancora qui per voi per assaggiare degli ottimi vini in compagnia dell'amico, dell'amico Cristian. E oggi abbiamo scelto un vino favoloso, un brolettino. Un brolettino, e l'azienda di produzione si chiama Ca' dei Frati, siamo proprio a Sirmione, vista lago. E è un Trebbiano di Lugana. Sarà Lago di Garda? Lago di Garda, lago di Garda. Sì, vista Lago di Garda. Geografia. 2012 l'annata, e Trebbiano di Lugana al 100% con un passaggio in legno. Bottiglia bellissima, azienda altrettanto favolosa. Cristian, dacci qualche indicazione sul bicchiere che hai davanti. Bel giallo dorato, sì, con una rotazione bella consistente. Questo qui si vede che è un vino che ha una bella struttura. I suoi 13 gradi e mezzo, insomma. Si vedono tutti. Danno a questo bianco un bello spessore. Naso. Tanto intenso e persistente, qui sono le prime note che emergono. Non ci sono dubbi, le prime cose che emergono. E poi questa nota tropicale, io ho aperto subito, questa nota tropicale c'è anche della papaya, del mango, comunque tropicali e anche gialli. Bei frutti tropicali. Bei frutti molto molto maturi, la struttura si avverte anche al naso. Beh, direi anche notte di fiori di acacia, notte mielate e anche notte di sapidità, che adesso vedremo se ce le ritroviamo. Sì, perché comunque il lago è un po' di... si sente, insomma, che siamo in riva al lago. Struttura da vendere. Struttura da vendere, forza, potenza, ma eleganza allo stesso tempo. Stupendo. Non tanto per i 13 gradi e mezzo, ma tanto per la composità e la volgenza qui da costruire. Assolutamente. È una esplosione di profumi. È un signor vino, è proprio il caso di dirlo. Io lo sento ancora, lo sento ancora in bocca, che... grande persistenza, ma anche grande equilibrio con il naso. Tra l'altro è un vino molto molto premiato, e qui abbiamo insomma, con tutto rispetto, un grande vino bianco. Diciamo così, esatto, un bianco che ti fa venire voglia di bere bianco, indubbiamente. Assolutamente sì. Allora, come temperatura, Cristian? 8-10 gradi. 8-10 gradi, poi se abbiamo un po' di pazienza lo lasciamo anche qualche grado. Sì. Sul bicchiere, lasciarlo un attimo sul bicchiere e gli permette di tirare fuori davvero qualcosa di incredibile. Tutto quello che ha dentro è davvero tantissima roba. Direi che come abbinamento... Hai qualcosa da proporre? Ho qualcosa, un attimo solo. Dove vai? Vado a prenderlo, perché... Ma dove sei stato? Abbiamo un super qualcosa, io lo abbinerei. Che cosa ne dici? Ma dove l'hai trovato? Arriva direttamente fresco dal lago che abbiamo qui a 2 metri sotto di noi. Salmone norvegese. Un fantastico salmone norvegese. Vino strutturato, salmone abbastanza, anzi decisamente strutturato. Se volete anche minori quantità, come salmone. L'importante è che beviate tanto, tanto brolettino. E salmone, ci mettiamo un po' di olio del Garda. Olio del Garda, che si abbina perfettamente e rimane a tema. E amici di Made in Vino, ricordatevi che andate su madeinvino.com e con soli 19,90 avete la possibilità di diventare sommelier e di farvi arrivare a casa 2 bottiglie selezionate da 2 esperti sommelier. Grazie e cin! Mi hai sconvolto con questo salmone.